in Madagascar. Viene a raccontarcelo Ettore Bassi e il regista Armando Trivellini. Buongiorno, ciao ragazzi. Ciao Ettore, grazie di essere qui. Ciao, grazie. Prego, sedetevi nel nostro comodissimo salotto. Allora, ragazzi, io ho detto che ci venite a raccontare il Madagascar, spesso abbiamo parlato di Madagascar, però voi ci raccontate un Madagascar sicuramente diverso, non quello famoso per le bellissime spiagge o per il mare incantevole. Siete andati a vivere questa esperienza per un'associazione e oggi siete qui per promuovere la campagna inaccettabile dell'organizzazione francese Azione contro la fame, che da 40 anni si adopera per combattere la malnutrizione e la povertà in tanti paesi del mondo. Siete d'accordo se vediamo subito alcune immagini? Sì, così entriamo subito nel vivo della questione. Benissimo, allora vediamo le prime immagini. Noi che viviamo con cibo buono, acqua pulita, tutto a portata di mano, non riusciamo a immaginare come vivano le persone povere a sud del mondo, dove la fame uccide 3 milioni di bambini ogni anno. Siamo ad Antananarivo, in Madagascar, per vederlo con i nostri occhi e per cercare di capire come fare ad evitarlo. Allora, Antananarivo, ragazzi, a parte la povertà, i bambini, anche molte volte la disperazione, la cosa che mi ha colpito tantissimo è la sporcizia, l'immondizia, che sì, è un po' un tema di cui noi parliamo molto, perché stiamo distruggendo il pianeta con questa produzione di immondizia infinita. Sì. Infatti, guarda, l'impatto che abbiamo avuto e che abbiamo in qualche modo anche dovuto assorbire arrivando lì è stato fortissimo, perché io personalmente non mi aspettavo di trovare una condizione di vita così, poi che riguarda anche così tanti bambini. È naturale che una condizione di vita come questa non sia giusta per nessuno, ma quando poi la vedi subire da così tanti bambini e così piccoli e in condizioni dove si devono arrangiare da soli, minuto dopo minuto, perché poi la vita, quando la raccontiamo in occasioni come queste, è qualcosa che diciamo rappresenta un concetto, ma poi quando vai sul posto tu vedi e capisci che la vita è fatta di minuti, è fatta di piccole cose, e allora nelle piccole cose tu vedi questi bambini che giocano in un, non posso dire pozza d'acqua, devo dire una latrina a cielo aperto. Sporca, che abbiamo visto alle immagini. È qualcosa di veramente sconvolgente. Si muore ancora di fame, di malnutrizione quindi, ma anche per la mancanza di acqua pulita, per la mancanza di acqua potabile. Cioè nel 2018 si muore ancora per queste cose. Noi lo ripetiamo sempre, ma non è mai sufficiente, perché poi ci sono testimonianze che aiutano tantissimo. Fra l'altro ricordiamo che c'è questa campagna che parte appunto da domenica 15 per combattere queste realtà, lo state vedendo in questo momento. Io vi consiglierei proprio di prendere un foglietto di carta, di segnarvi il numero oggi, 45588, perché domenica 15 potete aiutare a combattere la fame, proprio Azione contro la fame, poi tanto ne riparliamo dopo, va bene ragazzi? Allora, si parla di aiutare questi bambini a combattere la malnutrizione, perché a volte c'è proprio una mancanza di conoscenza, no? Di quello che è giusto, perché si muore per avvitaminosi, per sporcizia, per mancanza di tantissime cose, di acqua potabile, e quindi si lavora per aiutare questi ragazzi. Avete girato questo atelier di cucina. Che cos'è l'atelier di cucina? È proprio una questione di educazione di base, perché insegnano che con un po' di farina, un uovo e un po' di acqua si può fare, e una banana, si può fare un piatto molto semplice che però dà insieme carboidrati e vitamine. Ed è quasi incredibile capire che un popolo così antico come quello malgascio non abbia l'idea di mettere insieme due elementi che pure hanno lì per fare
un piatto base che gli permetterebbe di non morire di fame. Allora, vediamola, questo atelier di cucina. L'obiettivo dell'atelier di cucina è dimostrare alle mamme che cosa sia un'alimentazione varia ed equilibrata. Per prima cosa si chiede alle mamme che cosa preparano da mangiare a casa. In seconda istanza si mostra loro quali sono le categorie alimentari. Per terza cosa, si fa una dimostrazione di cucina dal vivo. Funzionano questi metodi, Ettore? Guarda, io posso dire, sono testimone di quello che ho visto e testimone un po' di quello che Azione contro la fame sta facendo e posso dire che tutte queste iniziative sono fondamentali, importantissime, perché innanzitutto si parla di cose semplici, cioè una delle cose principali che creano malnutrizione anche è la mancata igiene o la cattiva igiene. Azione contro la fame spesso... Una delle cose che fa, delle principali cose che fa, è insegnare alle mamme come lavarsi le mani e come lavarle ai loro bambini. Sembra incredibile, però incredibile. È importantissimo. Però l'assenza di sapone e comunque la non cultura del lavarsi le mani prima di preparare qualcosa da mangiare, prima di maneggiare del cibo. Ma tu mi hai detto l'assenza di sapone, quindi come fanno a lavarsi senza il sapone? No, perché poi gli viene fornito, No? gli viene dato, eccetera, gli si insegna anche insomma, che deve essere una pratica abitudinaria, deve essere una cosa normale lavarsi le mani, perché ovviamente vivono poi in condizioni igieniche disastrose. I bambini vivono, nuotano in quell'acquitrino, giocano in quell'acquitrino, diventa... un microcosmo per loro. Tu hai detto giocano? Sì. C'è anche un atelier del gioco che avete ripreso. Sì. Guardate. L'obiettivo dell'atelier gioco è di rafforzare il rapporto madre-bambino. È molto importante perché serve a combattere la malnutrizione attraverso lo sviluppo psico-sociale del bambino. L'arte dell'allattamento materno consiste in una relazione madre-figlio, perché bisogna sollevare il bambino sulle braccia della madre. Questo va a favorire lo sviluppo affettivo sociale, mentale e fisico del bambino. Sembrano cose ovvie, invece non lo sono per niente e per questo vi siete dedicati a promuovere questa campagna, perché è inaccettabile, esatto. È inaccettabile che ci siano ancora queste realtà. In che modo possiamo aiutare questa iniziativa? Ma semplicemente con questo numero di telefono, il 45588, mandando un sms si possono donare 2 euro che servono a... fornire, pensate, una piccola confezione di cibo che è stato di cibo preconfezionato, che è stato sviluppato e studiato da Azione contro la fame, con ovviamente l'assistenza, insomma, l'aiuto e la collaborazione di un comitato scientifico, eccetera, che ha deciso, ha stabilito che questo piccolo pacchetto fornisce tutti gli ingredienti e tutte le potenzialità per poter nutrire un bimbo, no? E costa quindi, pochissimo. E costa pochissimo, con 2 euro si riesce a farlo per un bambino, allora basta veramente poco, quindi domenica 15 inizia questa campagna che durerà almeno per tutta la settimana, per cui noi veramente invitiamo con tutto il cuore gli ascoltatori poi metteremo anche tutte le informazioni comunque anche sulla nostra pagina Facebook, bene, che domenica 15 iniziamo, però si può andare avanti tutta la settimana. Sì. Che cosa vi siete portati a casa dopo questa esperienza? Una grande illuminazione, cioè ti apre gli occhi, nel senso che basta poco per fare tanto. Ettore? Ma io...
Io mi sono portato l'insegnamento che nel mondo ci sono veramente delle cose che possono lasciarti dentro qualcosa di veramente importante, guardando le cose semplici, perché poi le cose semplici sono quelle che costituiscono alla fine l'insegnamento più profondo. Per cui, noi siamo sicuramente privilegiati. Per cui no, imparare anche noi da queste situazioni tutto quello che ci può servire. Per esempio la mamma diceva tenere il bambino in braccio, no? Sì. Queste mamme sono preoccupate della propria sopravvivenza e di conseguenza di quella del bambino, per cui non hanno il tempo, neanche il pensiero, di prendere il proprio neonato e tenerlo tra le braccia. Allora anche noi impariamo quanto è importante, impariamolo noi proprio, che siamo abituati magari a farci distrarre da cose molto più ovviamente superficiali e meno gravi della propria sopravvivenza. Avete toccato il cuore sicuramente di tutti. Ettore Bassi, grazie di essere stato con noi, e Armando Trivellini, grazie ragazzi, grazie mille. Grazie. Ciao, grazie mille. Prego. Ciao.